Arriviamo a una cosa che è anche molto legata a quello che io sto cercando di fare in questo documentario, che è il racconto, diciamo, intanto di questo luogo nel quale appunto gli Elohim avevano, un particolare Elohim, avevano come dire, il loro studio bio, il loro laboratorio. E quindi dov'era questo laboratorio? Puoi collocare? Sì, quello, diciamo che con buona approssimazione lo si può collocare tra il Mar Caspio e la Turchia, quindi in quella zona lì. La cosa che man mano che passa il tempo mi solletica sempre di più, che ovviamente però è un'ipotesi, è che il famoso Gan della Bibbia, Gan posto in Eden, quindi questo luogo recintato e protetto, potesse essere quella che si sta scoprendo adesso, Göbekli Tepe. Ovviamente non ho prove per dirlo, anche perché siamo lì, sono all'inizio degli scavi, gli studi andranno avanti per 10 o 20 anni, eccetera, ma quello potrebbe essere il Gan Eden biblico, perché poi ci sono altri Gan Eden sul pianeta, per esempio di un altro Gan Eden parla Omero nell'Odissea, quando parla del giardino dei Feaci o di Alcinoo, e sicuramente di questi laboratori ne avevano più di uno sparsi nei vari continenti. Molto interessante. Noi come conosciamo uno, ovviamente, soprattutto uno. Però io appunto in uno dei libri Mondadori ho descritto bene quest'altro, preso appunto dall'Odissea tranquillamente, e che ha le caratteristiche del Gan Eden biblico. E che sta? Dunque sta nella cosiddetta isola dei Feaci, che è di difficile collocazione geografica, diciamo nell'area del Mediterraneo. Se poi vogliamo dare conto degli studi di Felice Vinci che colloca le vicende omeriche, lì saremo nel nord, saremo nel Mar Baltico. Poco cambia, cioè voglio dire che... comunque ce n'era un altro, poi che fosse nel centro del Mediterraneo o nella parte centro-occidentale del Mediterraneo o che fosse nel Mar Baltico, ne abbiamo un altro. È molto interessante perché poi da lì discendono anche storie legate appunto a esodi possibili con eventi catastrofici che sono successi nel Baltico, tipo l'arrivo di un meteorite. Abbiamo fatto con Felice, abbiamo scritto questo libro con un giornalista estone appunto che racconta, diciamo, questo aspetto, questo evento. Con lui abbiamo fatto uno studio sul Baltico, siamo un giornalista che si chiama Carchello, estone, che appunto è in un periodo storico molto vicino, che è il 1500 a.C., c'è questo arrivo di questi popoli del mare che arrivano dal nord e che poi invadono il Mediterraneo e insomma... Alla fine anche quelli siamo un po' noi, perché si chiamano Sardes, Siculi, sì. Fenici, eccetera, Sardana, eccetera, Sardane, eccetera. Però ecco, certo, abbiamo detto questo, il Gan Eden, però c'è un altro luogo che io sono andata a vedere, cui appunto questo documentario parla, in Sudafrica, cioè nel nord del Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico. Da Google Earth... si è visto solo recentemente queste strutture di pietra circolari, sono una quantità incredibile, sono migliaia, e davvero nessuno ha mai ipotizzato che ci fosse niente di archeologico in quel posto. C'è l'aspetto paleontologico, cioè c'è l'origine dell'uomo, ma non c'è un aspetto archeologico, no? Cioè che ci fosse in un periodo storico ci fosse la presenza di qualche cosa. Queste strutture sono andate a vederle e raccontano qualche cosa di molto strano, che però è antichissimo e che è forse legato a un discorso di raccolta di energia. Sono anche perché sono strutture circolari chiuse, mi pare non abbiano circolari ingressi. Chiuse, ma non solo, sono strutture circolari chiuse e di pietre che suonano. Ricomincio, sono strutture circolari chiuse di pietre che suonano. Allora, questo luogo nei Sumeri, non so se nella Bibbia è presente o si racconta, forse la Bibbia racconta qualche Bibbia cosa di più recente rispetto a ciò che racconta di Sumeri. La Bibbia si disinteressa di ciò che era fuori da quel fazzoletto. Da quel momento,
quel punto lì. Poteva essere questo Apsu, cioè questo luogo al sud, sì, dove fra l'altro viene fatto l'uomo. Sì. Infatti questo discorso dell'abisso, no? Che viene variamente rappresentato e interpretato, inteso come appunto ciò che starebbe sottoterra, eccetera. In realtà è molto più, secondo me, molto più facile, molto più, utilizzando il cosiddetto rasoio di Occam, pensare che è la parte che sta sotto, ma nel senso che è la parte che sta sotto del pianeta, del mondo, non dentro, sì, sì, all'interno, la parte che sta sotto. Quindi il signore dell'Apsu era colui che comandava la parte, l'emisfero sud. Lì c'è un'altra cosa curiosa. Io ovviamente una parte di quelle costruzioni a cui ti riferivi tu, le ho date al disegnatore del fumetto della, sì, saga degli Elohim, e lui ne ha disegnato ovviamente una parte. A margine di una conferenza che avevo fatto in Liguria, c'era un Giordano con sua moglie, che è una moglie italiana, una psicologa, lui vive a Nablus, e aveva questo fumetto in mano, e mi dice: ma questo disegno da dove l'avete preso? Dico: ma l'ho preso da queste strutture che sono... Dice: perché in Giordania ce ne sono di uguali. Uguali. Dice: tant'è che pensavo che l'avresti preso di lì, ma dicevo, siccome nessuno ne parla, nessuno le conosce, dicevo, com'è che le hai? No, no, guarda, io l'ho preso dal Sudafrica. Certo. Uguali. È interessante. Vuole dire che forse se sono degli accumulatori di energia, come a me è venuto in mente quando Michael Tellinger, che è questo che mi ha accompagnato in Sudafrica, mi ha fatto sentire come suonavano queste pietre, no? Quindi non sono tanto costruzioni, ma quanto strutture che servono probabilmente con il suono per, non so, mi è venuto in mente Tesla. Voglio dire, l'accumulo di energia. E ti dico un'altra cosa curiosa, guarda, questa persona qui vive a Nablus, e quando nella Bibbia si parla del giuramento che Abramo presta di fronte a Melchizedek per essere accettato all'interno di quell'alleanza militare, quindi diventare con il suo piccolo esercito di alcune centinaia di persone principe combattente per una delle fazioni degli Elohim, se noi prendiamo i testi ebraici più antichi, lì c'è scritto, cioè, allora, nei testi ebraici che abbiamo noi c'è scritto che Melchizedek era re di Salem, che viene letto come Gerusalemme. In realtà ci sono dei codici più antichi dove non c'è scritto Salem, ma c'è scritto Shalin. E Shalin è una località che si trova a ovest di Nablus, proprio lì. E lì, quindi, se Melchizedek era, come definito lì, un Elohim, che operava per conto di Elion, cioè era il governatore locale per conto del grande capo, saremmo nella zona dove ci sono quelle cose lì, e lì c'era un governatore locale che operava per conto del grande capo, e Abramo presta giuramento di fronte a lui. Potrebbe essere. Aspetta. In questo luogo, dove appunto poteva esserci un accumulo di energia, un posto, era molto importante perché ce n'era tantissime, di queste strutture ce n'erano tantissime, e quindi doveva essere molto importante quel luogo lì. Guarda caso, c'è qualcosa che sta sotto e che può essere proprio questo famoso inferno, l'Apsu, l'inferno, il luogo dove viene portato, dove Inanna stessa va a cercare il fidanzato Dumuzi, cioè, eccetera, eccetera. Questo luogo è... il posto dove c'è la ricerca dell'oro più importante dell'antichità. Cioè, lì ci sono strutture e caverne e anfratti, eccetera, dove veniva estratto l'oro. Quindi sembra, come dice Shichin, questo era il primo posto nel quale Enki va, ma questo veramente qua, prima dell'esistenza dell'uomo, certo, certo, va a cercare l'oro, e tanto si lavora in quel posto, e tanto questi antichi astronauti, chiamiamolo così, devono lavorare in quel posto, che diventano, questo lavoro diventa estremamente faticoso, ed è per questo che viene in mente di Enki e a Ninima di creare un lavoratore primitivo. Mi ha fatto impressione pensare che in quel luogo ci sia tutto quell'oro,
il luogo più importante di estrazione d'oro, che ancora adesso funziona, mi ha fatto impressione pensare che lì ci siano queste strutture, ma è enorme, è una quantità, migliaia di queste strutture di accumulo di energia, diciamo così, e mi ha fatto pensare questo fatto che alla fine, dal punto di vista della nostra storia, noi andiamo lì a cercare l'origine dell'uomo, no? Sì. Perché è lì che c'è l'Australopithecus africanus, che c'è l'Homo erectus, che c'è l'inizio di questa avventura dell'Homo sapiens alla sì. fine. Quindi c'è collegamento. Confermerebbe il fatto che il primo lavoratore se lo sono o fabbricato lì o portato lì. Tra l'altro il discorso dell'oro è un discorso che è anche questo presente su tutti i continenti della Terra. Cioè, tutti i popoli ci parlano della cosiddetta età dell'oro, che non è semplicemente un'età mitica, ma è l'età nella quale tutti ci dicono che gli uomini camminavano con gli dèi. Quindi il rapporto era veramente molto stretto. Molto, molto, molto stretto. Nella Bibbia l'interesse per l'oro è evidente, nel senso che lo stesso Yahweh, quando porta fuori i suoi, quando prepara l'uscita dei suoi dall'Egitto, dice: voi vi farete consegnare dagli egiziani tutto l'oro che potete. Ora, già questo fa pensare come una società di schiavi possa andare dai suoi padroni a dire: adesso per cortesia mi date l'oro perché io me ne devo andare. Cioè, fa ridere al solo pensarci, no? È ovvio che questi possedevano dei beni e hanno avuto l'oro in cambio dei beni che hanno ceduto, chiaramente. Ma è significativo il fatto che anche lui volesse l'oro. E poi, una volta arrivati nel deserto dell'Esodo, in realtà fa in modo di requisire questo oro, e che finisce tutto dentro il, chiamiamolo, il demanio di allora, cioè la sua casa, insomma, la casa del comando, no? il suo tempio. E questo significa appunto che era importante per lui, tra l'altro, sottrarre l'oro, perché noi dobbiamo pensare che probabilmente quando loro vagavano per quel territorio, forse non era un territorio desertico, perché lo stesso termine ebraico davar indica il condurre, e viene tradotto con deserto, ma poteva indicare il condurre al pascolo, anche perché, siccome sono usciti con migliaia di animali, ecco, avere accesso ai pascoli, avere accesso alle sorgenti, significava però necessariamente dover pagare, perché non erano di nessuno, ok? Loro giravano nelle terre di, quindi sottrarre lo strumento col quale si poteva pagare l'accesso ai pascoli e l'accesso alle sorgenti d'acqua significava rendere il popolo totalmente dipendente dal potere. Cioè, quindi Mosè era colui che poteva, il signore dell'acqua, certo. Cioè colui che poteva decidere dove andare, perché lui poteva pagare l'accesso. Ah, chi non era provvisto di quello non poteva neanche più pensare di abbandonare quel gruppo, perché fuori da quel gruppo non aveva gli strumenti. Non aveva gli strumenti per pagarsi l'autosufficienza. Ma quindi ci possono essere, insomma, varie spiegazioni. Tante spiegazioni, ma appunto, secondo quello che dice Sitchin, potrebbe essere che fosse questa la missione. Perché questi sono arrivati sulla Terra? La domanda è, quindi, perché questi sono arrivati sulla Terra molto prima dell'esistenza dell'uomo, quindi su un pianeta che era bellissimo, stupendo, magnifico, aveva tante, tante cose, ma fondamentalmente aveva un metallo che probabilmente loro cercavano, ed era questo metallo, in generale i metalli, ma fondamentalmente l'oro, che poi è la cosa che facciamo noi quando andiamo a fare le missioni su altri pianeti. Quindi questa missione oro era legata anche, probabilmente, cioè Iskur faceva questo, Yahweh aveva, era legato al discorso dell'oro. Sicuramente come gli altri, sì. Come gli altri. Tant'è che poi l'oro è diventato metallo importante, quindi segno anche del potere, proprio perché in ricordo di questo fatto, che era il metallo che interessava ai signori, esatto. No? Ai veri potenti. Ora poi, Il discorso dell'utilizzo dell'oro è un discorso che si presta ovviamente a varie chiavi di lettura. C'è quella di Sitchin, che si conosce, insomma, l'oro che doveva servire a stabilizzare la temperatura di questo pianeta. Però man mano che andiamo avanti, e qui sto parlando di studi accademici, si capisce sempre di più l'importanza che l'oro ha nelle cellule umane.
Certo. E il fatto che questi vivessero a lungo e che praticassero le tecniche che garantivano la vita lunga, pare ad esempio che loro serva o sia utile per stabilizzare i telomeri, che sono la parte finale dei cromosomi, che se rimane intatta fa sì che i cromosomi rimangano giovani, e se i cromosomi rimangono giovani rimane giovane a lungo anche il corpo. E quindi il discorso dell'oro può avere varie funzioni. D'altra parte, noi proviamo a pensare ad una cosa, per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, no? Se tutto l'oro scomparisse, in fondo, la nostra vita, a parte i cellulari, i computer, non cambierebbe, no? Certo. Nel senso che noi meno collanine, meno collanine. Esattamente, ma voglio dire, sono oggetti ornamentali, eccetera. L'oro serve a chi maneggia certe tecnologie. Per cui noi proviamo a pensare a uomini del Paleolitico che riescono ad ideare una particolare funzione o utilizzo dell'oro. Ma come fanno? Non ha senso. Non ha senso. Cioè c'è qualcuno che sapeva cosa farne, lo cercava e lo utilizzava. Perché all'uomo, come lo chiamiamo volgarmente, delle caverne, se anche vede una pagliuzza che luccica, come gli può venire in mente di metterla assieme ad altre? Intanto le deve trovare, estrarre dal minerale in cui si trova, lavorare, modellare. Poi cosa se per ne farne fa? Che cosa? Sì, è vero. Cioè, come gli può venire in mente? Dice, mi faccio un piatto, cioè, non lo so. Che bello, no? Cioè, ho bisogno di mangiare, mi devo sopravvivere. L'uomo, appena creato, se vogliamo dire così, è lì che scava nelle miniere d'oro. Esattamente. Le miniere d'oro sudafricane sono le più antiche del mondo. L'uomo, appena... l'uomo primitivo, diciamo così, scava nelle miniere d'oro, non c'è senso. No, non c'è, semmai scava per senso. Tirare fuori delle radici e mangiarsele, ma non certo per andare a cercare quel minerale per il quale non poteva neppure prevedere o progettare un utilizzo. Perché anche uno di noi, che pure sappiamo qual è l'utilizzo dell'oro, se sulla riva di un fiume trova una pagliuzza, poi se la tiene per ricordo. La mette nel suo mobiletto, nella sua teca dove tiene le cose carine e non se ne fa nulla. Certo. No? E quindi pensiamo a gente del Paleolitico che cosa se ne faceva.